Con due vittorie flag to flag, Roberto Colciago chiude il quinto round di campionato italiano turismo, corso sia a Vallelunga e firma la settima e ottava preziosissima vittoria stagionale. Per il pilota della Honda Civic TCR di AGS, che così consolida il primato in classifica a più 54, entrambe le gare si risolvono già allo start, con Alberto Viberti che chiude sempre in scia sulla Leone TCR della BRC Racing Team, in sofferenza nei tratti più stretti, ma al primato nei settori più veloci della pista. Daniele Cappellari sulla Seat Leone TCR in versione DSG e curata totalmente in proprio nei colori CRC Team Bassano ha invece bissato il terzo gradino del podio, anche dopo un duello appassionante in gara 1 con Jimmy Ghione, partito in terza posizione sulla più evoluta Leone TCR in versione sequenziale, schierata dalla BRC. Ottimo esordio per le nuovissime Alfa Romeo Giulietta QV realizzate dalla Bacci Romano nella neonata classe TCT e schierate per Andrea Bacci ed Andrea Mosca, che chiudono al quarto e quinto posto in gara 1 e al quinto e sesto in gara 2, duellando al mattino con Giovanni Mancini al volante della Citroën C3 Max, schierata solo in gara 1 da 2T Course en Réglage e Procar, quinto al traguardo. Weekend regolare per Mariano Costamagna, decimo e settimo assoluto sulla terza Leone di BRC in versione DSG, mentre non sono mancate emozioni nel TCS riservato alle vetture di più stretta derivazione di serie. In gara 1 Alberto Bassi ed Emiliano Perucca Orfei dominano secondo pronostico sulle Seat Leone Cupra ST ufficiali, mentre in gara 2 ed anche nel caso della familiare di Sandro Pelatti subiscono una serie di forature che costringono a perdere posizione. A spuntarla al pomeriggio è perciò Davide Pigozzi, che conquista l'ottava posizione ed il sorprendente successo di categoria al volante della Seat Ibiza Cupra 1.8 TSI. Sul podio di gara 2 Viberti analizza il weekend romano come una importante tappa nella crescita prestazionale della vettura e guarda con fiducia al prossimo appuntamento di Imola. Abbiamo fatto, è brutto dirlo, ma abbiamo fatto lietare in secondi questo weekend, abbiamo fatto 2 secondi in qualifica, 2 secondi in gara, però siamo stati veramente vicino a Colciago, forse è la prima volta che siamo così vicini, quindi diciamo che è ancora un ulteriore passo in avanti per noi, tutto il team, la macchina la conosciamo sempre meglio e vedremo in una pista come Imola, che è molto più particolare, come ci comporteremo. Raggiante sul podio romano, Daniele Cappellari ha festeggiato in entrambe le gare il terzo gradino del podio. Un risultato sfiorato in più occasioni in questa stagione e bissato a Vallelunga anche dopo un duello avvincente con Jimmy Ghione. Sì, ho replicato la mia partenza ad elastico, ho avuto un mio bel da fare con Jimmy, anche perché alla prima mi ha stretto sull'erba, però non potevo mollare qui a Vallelunga, ho voluto rischiare un po' di più, ho tenuto giù, è andata bene, siamo rimasti tutti e due in strada e quindi è andata benissimo, siamo arrivati tranquillamente alla fine. Diciamo che quella di Jimmy, essendo un vero TCR, ha un grosso vantaggio soprattutto a livello di trazione, ha un autobloccante meccanico e lui alle uscite di curva ha molta più coppia di me, più a livello di elettronica sicuramente sono più libere, quindi sinceramente a livello di velocità assoluta ci arriviamo vicino, magari saranno i 2-3 km, ma nell'uscita delle curve non sono tra virgolette prendibili. Rischiando un po' di più si riesce a colmare quel gap che c'è a livello tecnico. Sì, abbiamo dovuto fare 2 partenze dopo con 2 safety car, che non è mai semplice, però abbiamo solo dovuto controllare. La macchina onestamente è sempre meglio da guidare, è superiore alle altre, quindi bisogna solo portarla fino in fondo. Sì, guarda, sono contento perché poi, allora, la macchina è molto bella da guidare, mi sono divertito, la categoria TCS è anche carina, sarebbe bello se si sviluppasse un po' meglio, la macchina è bellissima da guidare, devo dire che Seat ha fatto sicuramente un ottimo lavoro e Alberto è stato bravissimo, perché poi insomma lo conosciamo bene, sappiamo quanto forte è, quindi riuscire a tenere pseudo il passo suo è un onore, insomma, grazie.
La tappa di Vallelunga ha visto al via due nuovissime ed inedite Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde V, sfornate dalla Bacci Romano e dalla Auto Officina Rally per la TCT, la classe di nuova introduzione regolamentare ed ispirata alle TCR. Un progetto che nasce dagli obiettivi di sviluppo della Factory Toscana, tra l'altro fornitrice del gruppo FCA per il cambio ad innesti frontali installato sulle Abarth 695 biposto. Il progetto nasce da un'esigenza aziendale nostra di dover sviluppare dei cambi per motori turbocompressi. Lavorando molto col gruppo FCA, la scelta è caduta sull'Alfa Romeo e sulla Giulietta, perché ha questo motore 1750 turbo molto utilizzato adesso e nel futuro, per cui ecco, la scelta nasce proprio da questa esigenza di andare a cercare una trasmissione nuova per le coppie di un turbo, e questa categoria ci permetteva di utilizzare un sequenziale nostro con potenze di una coppia da noi scelta. L'esperienza del mondo motorsport, FCA, in particolare Abarth, l'ha trasferita su una vettura come la 595 biposto, che insomma è stata un'esperienza importante sia per noi che per loro. Per cui le esperienze che nascono nelle piste, nei rally, nel motorsport, anche in piccole dosi, ma vedo che sempre di più sono adottate dalle case costruttrici, per cui lo scopo nostro è quello, sì, di sviluppare un nostro prodotto per poi essere proposto nei posti giusti. La progettazione e lo sviluppo della vettura ha inoltre potuto contare sulla partnership tecnica con Meccanica 42, una spin-off riconosciuta dall'Università di Firenze e nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale e la Dainese Engineering. Diciamo che noi a Meccanica 42 come azienda Bacci lavoravamo già da 2 anni su vari progetti interni, sempre motorsport, tuning e stradale. Diciamo che come scommessa aziendale ci è piaciuto molto puntare su un gruppo di giovani, dargli la possibilità di non fare solo esperienza computer, calcoli, ma fargli vivere veramente quello che è un'esperienza, un weekend di gara di un campionato importante. Sono contento di questa scelta, vedo che i ragazzi ci seguono sempre più impegnati anche durante la settimana, per cui siamo sulla strada giusta. Alla prima uscita stagionale le due Alfa Romeo Giulietta affidate ad Andrea Bacci e Andrea Mosca hanno subito avvicinato il gruppo di testa, risultando presenza fissa nella top 5 di gara. Per Bacci la Giulietta di classe TCT può rappresentare un ottimo trampolino per la categoria di vertice. Io, diciamo, oggi come primo ingresso ufficiale siamo abbastanza contenti, abbiamo ancora qualche problema da risolvere, però no, questo era già in programma. Attualmente vedo una classe di mezzo tra un TCR e un TCS, per cui dove c'era un divario di 8-10 secondi, per cui un buon passaggio di categoria, di trampolino per un eventuale TCR. Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Turismo nel weekend del 25 settembre nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il 6° round stagionale.